E bella a tutti Ferrafiani e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maria Fazbear e oggi siamo in questo video per... Allora, sono appena tornata da Laoshan, non lo so se dalle vostre parti esiste questo negozio abbastanza grande. Sono andata dentro GameStop, questo sicuramente lo conoscete, e ho comprato questo qui, che sarebbe un jet di Pokémon. Dentro contiene una moneta Pokémon, una carta speciale con Rockruff e una bustina di carte Pokémon. Ho pensato che fosse stata una cosa carina a scartarla insieme e sono veramente molto curiosa di aprirla, quindi iniziamo subito a scartare questa cosa. Ecco, bene, qua ci sta la bustina con Decidueg e poi vabbè la carta speciale con Rockruff, che è molto carina, devo dire, la conserverò a vita. E vabbè, poi questa moneta Pokémon con Pikachu, molto carina, devo dire. E vabbè, poi cosa ci faccio con questa cosa? Sono vicino alla finestra, quindi se si... no, c'è la zanzaniera, non credo che... Va bene, ora passiamo al momento cool. Apriamo questa cosa. Questa. Insomma, questa. E vabbè, ecco, direi... Ah, vedi, già ci stanno qualche carta molto carina. Abbiamo appena trovato un Rowlet, molto carino. Grimer di Alola, anche questo abbastanza tenero. Spearow. Beh, dai, possiamo pensarci. Un doppione, come al solito. Fearow, un altro doppione. Wishiwash. Questo è carino. Palossand. Energia. Caramella rara, già ce l'ho. Pinsir. Au, questo è un personaggio del videogioco. E vabbè, poi c'è sta fresca, non ho capito che serve. Che carte di merda ho trovato. Vabbè, ho trovato queste carte qui. So che questo video era molto corto. L'unica carta bella è questa. Anche Rowlet è molto carino. Non per fare la sghizzignosa, ma anche Au è molto figo. È un tizio molto figo. Non sono innamorata. Ok. Vabbè, le uniche cose carine erano Rockruff e questa moneta di Pikachu. Dai. Vabbè, poi se prenderò altre carte ve lo farò sapere, così le scartiamo insieme. Ok, carte. Vabbè dai, basta fare i stupidi. La busta me la tengo perché io mi tengo le buste. Non è vero, non servono a niente. E poi vabbè, non ho mai capito l'utilità di questa carta. Non ho mai capito l'utilità di questa carta. Vabbè, basta, ho capito. E vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto lasciate un mi piace. Poi se volete che scarto altre carte molto fighe, prenderò altre anche altre. Parlo giapponese. E stavo dicendo, se volete che compro altre carte, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo un altro video. Cos'altro posso dire? E scrivete nei commenti hashtag Pikachu è una moneta, perché sì, a caso è una moneta. E vabbè, a caso. Ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.